La voce è quella di Pierangelo Bertoli, indimenticato artista che stamattina ci piace omaggiare insieme a una persona che, oltre ad averlo conosciuto e ad aver collaborato con lui, è anche il coautore di questa canzone così bella che abbiamo appena sentito, ovvero Luca Bonaffini, che saluto, buongiorno! Ma buongiorno, buongiorno, E tra ciao. l'altro, visto che questa si chiama Radio Vera, voglio dire la verità, io la canzone l'ho scelta senza neanche sapere che tu fossi il coautore, questo possiamo dirlo, perché l'ho scelta che mi piace proprio questa canzone di Bertoli, Vai, ma guarda, questa è una cosa che mi onora perché fu una delle canzoni proprio che mi aprì anche la strada al mondo autorale e quindi per me fu importante perché era un po' un'anomalia. Nel genere bertoliano un po' meno dura, un po' più leggera, no? Nel senso che Pierangelo aveva queste canzoni potenti come Muso Duro, come tante altre che ora non starò a citare. E invece questa canzone aveva come tante altre canzoni di quel periodo la mia firma che non stava tanto nel discorso proprio del Bonaffini quanto cognome, ma la firma leggera, no? Della leggerezza. E questa canzone così semplice anche che parla di cose che non necessariamente appunto sono tematiche potenti e civili, politico-sociali, però insomma è una canzone che addosso a Bertoli ci sta, perché lui comunque ha assolutamente. cantato e scritto anche canzoni più leggere, tra virgolette, no? Nella forma, non nei E io ti contenuti. faccio personalmente i complimenti per questo pezzo che io adoro e insomma, e che Grazie, ci siamo grazie. goduti anche stamattina. Tu peraltro sei anche il coautore invece di un altro pezzo famosissimo di Bertoli perché è portato al Festival di Sanremo, sto parlando di Spunta la Luna del Monte, che nel corso del tempo è diventato anche un libro, perché se non sbaglio l'anno scorso tu hai scritto questo libro La notte in cui spuntò la Luna del Monte, in cui racconti in qualche modo la collaborazione con Bertoli e la genesi di questo pezzo, no? Sì, in realtà tu dici molto molto bene, dici questo aspetto perché la parte autorale non si riconosce solo nella firma, ma anche proprio in tutti coloro che ci girano attorno. Ad esempio anche Lucio Fabbri o Massimo Luca sono tra gli autori di questa canzone, come è raccontato nel libro, perché è una canzone che nacque da un team, da una squadra. Però coloro che la firmarono furono Bertoli, e Marielli, che era il compositore e anche chitarrista dei Tazenda, e Pierangelo, diciamo che fu quello che poi la portò in giro. Però questa squadra, diciamo, ebbe due leader iniziali che presero questo brano dei Tazenda, e fu Pierangelo in primis e io che lo aiutai in quanto testimone, complice, suggeritore a far rivivere questa canzone in sardo invece in italiano, ecco. Certo, beh, va detto che, ripeto, personaggi come Pierangelo Bertoli che non sono più fisicamente con noi, ma che continuano a vivere attraverso appunto la poesia, la forza, l'emozione delle loro canzoni e vengono spesso omaggiati in maniera strumentale. Sono contento questa mattina invece di parlare di un omaggio a Bertoli che nasce dal cuore di una persona che con Bertoli ha lavorato e ha quindi in qualche modo stabilito dei legami non soltanto artistici ma anche affettivi, come nel tuo caso, no? Perché noi stiamo qui a parlare del tuo progetto di quest'anno, che è proprio legato a Pierangelo Bertoli, sono contentissimo di questa cosa. Sì, guarda, e tra l'altro devo dirti che il titolo emblematicissimo, questo Sette volte Bertoli, è in qualche modo non tanto per attribuire un significato numerico, numerologico, metaforico, simbolico, come accade spesso per i numeri, ma perché io alla fine dovendo scegliere. Volendo scegliere, attingere al suo immenso, infinito patrimonio artistico, musicale e discografico, potevo scegliere 10 canzoni, 12, 15, 16 e fare un tributo. Invece ho scelto 7 canzoni perché erano 7 brani che comunque a me piacevano tantissimo anche allora, li cantavo anche allora, mi venivano particolarmente bene, come invece. Non tutti, perché certe canzoni magari erano molto lontane dalla mia pasta vocale e dal mio modo di usare la voce rispetto della sua. E quindi in qualche modo ci siamo ritrovati io e Pierangelo in questa sorta di, che non è un mini album, è un album vero e proprio, con queste 7 tracce che sono per me 7 gioielli straordinari che io ovviamente ho cercato di riproporre a modo mio, ma nel miglior modo possibile, insomma, ecco.
E tra l'altro anche con delle collaborazioni importanti, sia per quanto riguarda la musica, sia per quanto riguarda le canzoni, perché insomma, quando si parla di Pierangelo Bertoli ricordiamo anche il figlio Alberto che è con te in questo album, e peraltro anche l'inserimento di Flavio Reglio, che molti ricordiamo come il poeta catartico di Zelig, ma che è anche un grande cantautore, io ho 3 o 4 pezzi suoi nel palinsesto radiofonico, e c'è anche lui. Come nascono queste collaborazioni, queste contaminazioni? Da lontanissimo, ovviamente, con il figlio di Pierangelo, dal 1983, lui penso che avesse 2 o 3 anni, quindi adesso non ricordo la data esatta. Esattamente, e quindi conseguentemente dalla collaborazione col papà, poi dopo, quando lui crescendo mi ha espresso il desiderio di cantare, io l'ho accolto immediatamente con grande gioia, perché nonostante appunto potesse essere una delle solite operazioni a rischio, no? Con un cognome molto scomodo, però poi invece ho sentito in lui una personalità crescere in maniera sempre molto più forte e indipendente, nonostante ci sia questa anche sua continuare a portare in giro le canzoni del papà, devo dire, in maniera non semplicemente dignitosa, ma senza scherzi davvero straordinaria, per cui è veramente fantastico. E dall'altra parte invece Flavio Reglio, che invece nel prossimo anno festeggiamo in teoria i nostri 30 anni di conoscenza, e siamo partiti insieme da questi laboratori musicali dell'area milanese, e quindi l'idea di mettere insieme questa Emilia, no? Questa Modena, questa Bologna, comunque voglio dire, questa area emiliana con quest'area milanese, che è stato un po' tutto il mio percorso cantautorale di tutta la vita, mi ha fatto sentire più forte, più sicuro nel raccontare, nel riproporre Eppure Soffia, che è una canzone difficilissima da proporre, perché intanto l'hanno già riproposta dei grandissimi come Ligabue e Carboni, per citarne alcuni, e poi diciamo la verità, è un po' la nostra Blowing in the Wind, certo. Cioè rischia di essere una di quelle canzoni che tu fai come cover e non più come tributo, e quindi diciamo, ah sì, anche questa rifatta, ricantata in un altro modo, come hanno già fatto in tanti, cioè nulla di originale. E allora io avevo questo profondo desiderio di rassicurarmi attraverso quelle che sono state le mie garanzie artistiche, ecco. Beh, io sono contentissimo di passare tra pochissimo, ce l'ascolteremo Eppure Soffia, in questa versione. Ti confesserò che la versione di Carboni, che qualche anno fa spopolò in radio, a me faceva letteralmente, non posso dire il verbo altrimenti mi denunciano, però insomma, e quindi non la passai tantissimo. Invece in questo caso ci riappropriamo anche delle origini e di chi queste canzoni l'ha viste nascere, di chi al fianco di Bertoli comunque c'è stato davvero nei momenti belli, nei momenti brutti. Mi piace anche sottolineare il fatto, caro Luca, che tu ultimamente sei un po' adottato anche dalla nostra città, dalla nostra provincia, visto che questo tour è partito proprio, se non sbaglio, da Rovato, no? A giugno. Sì, a Rovato c'è stato un esordio, peraltro voglio dire un battesimo addirittura, di una cosa che non facevo da tanti, troppi anni, cioè avere una band intera, perché negli ultimi anni, un po' perché ritiratomi, ma nel senso migliore del termine, dalle scene per dedicarmi alla regia, alla regia teatrale, alla scrittura, sul palco ci salivo al massimo per fare dei reading con voce e chitarra, e invece lì mi sono ritrovato proprio questa fantastica band di musicisti di serie A, e Rovato l'ha tenuta a battesimo, ecco, insomma, quindi è stato per me un grande rientro, un grande ritorno, che magari non durerà tantissimo, perché nella mia, almeno al momento, nei miei progetti non c'è di fare tantissime date, di farne poche ma buone, però è stato veramente importante, ecco. Beh, era il 14 giugno, ma so che anche fra una settimana esatta sarai nuovamente in provincia di Brescia, voglio ricordare questo appuntamento, Luca, così che gli amici che ci stanno ascoltando possono venirti ad ascoltare. Sì, è una festa dell'Arci di Cazzago San Martino, e alle ore 22 io sarò lì, e questa volta soltanto con Emma Sereni, beh, un soltanto virgolettato, perché comunque non sarà sicuramente una cosa di serie B, però è più sulla formula del reading, ecco, cioè io racconterò la notte in cui spuntò la luna dal monte, presenterò 7 volte Bertoli accompagnato da questa cantante, sempre perché insomma io, insomma, lo confesso, sempre questa necessità di condividere con gli altri la mia musica, mi fa
fa sentire meno solo. E mi sembra giusto, peraltro la musica, essendo un veicolo di emozione e un qualcosa di così forte, di così potente, non va egoisticamente tenuta per sé, ma io ritengo che invece sia davvero qualcosa da condividere sempre, sia l'ascolto, sì, sia la scrittura che l'esibizione, insomma, è troppo bello, la musica a volte rimpiango, o meglio, mi dispero di non saper cantare benissimo, di non essere un cantante, perché io sarei quello delle mille collaborazioni, farei duetti con tutti se potessi, invece non lo faccio perché non sono in grado, vabbè, faccio il mio lavoro. Non è mai comunque troppo tardi per mettersi dietro un microfono e provare a condividere qualcosa, perché guarda che può diventare una droga, sai? Non lo è so. Detto che una volta che cominci a farlo seriamente, in maniera anche tecnicamente, intendo dire, professionale, e poi non diventi veramente sul serio un brutto vizio. Lo so, però la musica, devo dire, io ho tanto rispetto, perché di musica ci vivo comunque in qualche modo, ma la lascio fare poi a chi la sa fare veramente, perché poi gli improvvisatori mi piacciono poco, e quindi lasciamola fare a chi la fa da tanti anni, come Luca Bonaffini in questo caso, con questa versione di Eppure Soffia. Abbiamo parlato di Pierangelo Bertoli, continueremo a farlo, perché Luca è il mio, e nel rivederci, e io ti voglio in studio prestissimo fisicamente per poter proseguire questa chiacchierata, che dici? Che io ci sarò e aspetto il tuo invito. E allora il nostro è un arrivederci, un risentirci a prestissimo, Luca Bonaffini, e sabato prossimo a Castago San Martino, e adesso Eppure Soffia. Ciao Luca, grazie di cuore. Ciao, grazie. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. L'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. E invece le porta la morte perché radioattiva. Eppure il vento soffia ancora. Bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto.